Saluti, buonasera, siamo qui dalla cattedrale, siamo a metà concerto. Finalmente è comparso il sorriso sulle labbra del signor Mario Mormone, organizzatore, direttore artistico, nonché motore attivo ormai alla ennesima edizione. Mario, ti abbiamo visto un po' in tensione prima dell'inizio del concerto, ma adesso felicemente e fortunatamente ti vediamo sorridere. Ma come tutte le edizioni c'è sempre quella tensione emotiva che scaturisce all'inizio con un pochino quello che possono essere problematiche, ma poi una volta che la musica inizia a riempire la sala e inizi a vedere il sorriso delle persone in sala, inizi anche tu a Rilassarti. perdere un po' di quella tensione Ma emotiva. soprattutto il coraggio di proporre delle novità, perché sono dei nomi, almeno a noi della penisola e per i non addetti ai lavori, non molto conosciuti. Ma la vocalità e l'estensione della voce di questo signore che sta cantando ci Che ha abbiamo lasciato imparato, allibiti. è A un certo bellissimo. punto ha lasciato il microfono e si è inoltrato nella chiesa, nella gente, facendo delle sonorizzazioni. Mario, tu Sì, sapevi già questa Salvatore cosa? Sobral è un grandissimo cantante con una grandissima tecnica vocale, vincitore per il Portogallo dell'Eurofestival del 2017, quello che quest'anno ha vinto i Maneskin. E quindi con una musica particolare, perché lui è uno che non vince con la musica popolare, la musica molto, diciamo, ma lui vince con una musica di nicchia, una musica molto di classe, molto raffinata. Ma che riesce ad accalappiare il popolo, E perché vedo che nessuno è assolutamente. uscito, nonostante il profumo dei panini con la salsiccia, ancora si intrattengono, il che significa che sono attratti, sono piacevolmente seduti ad ascoltare della musica di qualità. E questo è anche un po' il nostro risultato dopo 10 edizioni di essere riusciti a, diciamo, a veicolare il pubblico verso una musica diversa, una musica cosiddetta colta, cosiddetta di classe, cosiddetta, insomma, un Di nicchia. pochino diversa, non la solita musica, diciamo, di Direttore Mormone, grandi. ci dite invece il programma di domani sera. Domani sera abbiamo Bungaro. Bungaro è l'autore delle canzoni di Isabella Mannoia, di Ornella Vanoni, di Giusy Ferrero, di tantissimi artisti, nonché poeta, scrittore, autore di tantissimi testi, e nonché lui è anche grandissimo cantante che ha partecipato a più di un'edizione di Sanremo. Quindi giochiamo in casa, giochiamo con un grande cantautore, manteniamo il profilo molto alto della nostra manifestazione e poi concluderemo sabato prossimo con un'altra novità, una grandissima pianista milanese che si chiama Roberta Di Mario. Un'artista veramente talentuosa, pianista, compositrice, arrangiatrice, compositrice anche di colonne sonore, che verrà accompagnata da un duo di archi e che sarà un po' la sorpresa di questa edizione. Noi ti seguiamo e ti supportiamo in queste manifestazioni con il nostro Positano News per invitare tutti i cittadini a venire a questi eventi che sono una chicca. Io ti ringrazio, ringrazio tutti gli Auguri e amici e tutti gli complimenti. ascoltatori di Positano News e un caldo abbraccio a tutti quanti. Grazie. Grazie.